che è basato sulla tecnologia del riconoscimento biometrico facciale. È un servizio innovativo che permetterà di accedere all'area a controlli di sicurezza e di imbarcarsi mostrando solamente il proprio volto. Le caratteristiche sono che utilizziamo la tecnologia biometrica, quindi sarà sufficiente mostrare, registrare il proprio volto e poi mostrarlo al posto della carta d'imbarco e dei documenti per passare sia per accedere alla security sia per imbarcarsi al gate. L'obiettivo è quello di, uno, garantire più sicurezza e due, rendere più veloce e agevole l'esperienza del passeggero che dovrà fare sempre meno code e viaggiare più comodamente, appunto, senza dover tirar fuori documenti e carte di identità. Si prevede l'installazione di questi macchinari in altri aeroporti? Allora, noi adesso vediamo, chiaramente la fase sperimentale è già finita, quindi da oggi il servizio è aperto a tutti e andremo a verificare come funziona l'INATE, ma siamo intenzionati sicuramente a portarlo a Malpensa. Valuteremo con chi e con quali tempi. Per i milanesi il tempo è a volte quasi un'ossessione, no? Siamo un po' ossessionati dal tempo, vogliamo risparmiare tempo e quindi il tempo è quanto ci metti da casa tua arrivare all'aeroporto, però spesso uno ha in mente che poi una volta arrivato all'aeroporto deve mettersi lì code, file. Ecco, con questa evoluzione potrai evitare anche questo. È un'ottima innovazione, come è stato spiegato. Anche rispetto alla privacy si fa tutto per bene, nel senso che tutti, anche le immagini che lasciamo, le nostre immagini, vengono distrutte e vengono trasformate in codici cifrati che ci permettono di poter accedere all'aeroporto, quindi mi pare una grande bella iniziativa. Un aspetto di innovazione che portiamo nei nostri aeroporti, che da sempre abbiamo l'ambizione di servire adeguatamente. Il livello dei servizi che viene reso ormai negli aeroporti del mondo veramente ci porta a sfide sempre più sfidanti ma anche emozionanti. Quindi oggi condividiamo questo momento di emozione con il nostro sindaco, con tutti gli amici che sono qui presenti e con voi, e sperando sempre anche nella fiducia di chi gode dei nostri servizi. Ci apprestiamo ad affrontare una stagione estiva che sarà una stagione di ripresa, una stagione in cui siamo sicuramente molto bene, che però speriamo sia caratterizzata da grandi livelli di soddisfazione e pochi di servizio. Questo progetto è un progetto importante, anche perché la compagnia aerea e l'aeroporto vivono un rapporto simbiotico. La capacità di una compagnia aerea di migliorare l'esperienza dei propri passeggeri dipende anche dagli investimenti che l'aeroporto fa, e questo è un investimento estremamente importante che consentirà di migliorare l'esperienza a bordo. Per noi l'aeroporto di Sea è un aeroporto fondamentale. Ritengo che questi investimenti siano fondamentali, unitamente a quello che è stato fatto su questo aeroporto da parte della città di Milano, che con il servizio di metropolitana collegando l'aeroporto con il centro della città ha permesso al trasporto aereo di invertire il trend rispetto al treno. Abbiamo registrato un enorme aumento del traffico sui voli tra Roma e Milano, noi abbiamo 15 voli giornalieri. Trasporto aereo e turismo fanno il 15% del PIL nazionale ed evidentemente la qualità del servizio e tutti questi nuovi collegamenti continentali attraggono effettivamente turisti stranieri che non conoscono l'Europa e quindi effettivamente possono arrivare a Roma, possono arrivare a Milano. L'importante è che ci sia un'accoglienza di qualità e da qui si possa visitare l'Europa con una settimana piena di soddisfazioni, ma soprattutto avendo l'imprinting dell'Italia. Ok, buon viaggio.